Secondo capitolo del nostro percorso incredibile nella storia di Bendy and the Ink Machine. Ragazzi, c'è stato un twist di eventi pazzesco e assurdo, perché calcolate che sul canale incredibile dovrebbe essere uscito l'episodio di Bendy dedicato all'archivio SUS, dove abbiamo letto tutte le cosine di lore molto spicy. C'è stato un twist. In che senso un twist? Io stavo per iniziare, come seguito di Bendy and the Ink Machine, Bendy and the Dark Revival, e stavo per fare una immensa cavolata, ragazzi, perché giustamente un ragazzo mi ha detto: guarda, stai attento, Bendy and the Dark Revival viene dopo il giochino di Boris. Infatti, quando sono andato a vedere le date di rilascio dei giochi, questo gioco è del 2020, perché Bendy originale è del 2017, questo gioco è del 2020, Bendy Dark Revival del 2022, e l'ultimo capitolo, almeno così dico, che si dovrebbe chiamare Bendy and the Cage, esce nel 2025. Prima di quello c'è l'altro giochino spin-off che ho già scaricato, che è uscito quest'anno, che dovrebbe durare poco, però dovrebbe collegarti al capitolo di The Cage. Quindi, ragazzi, ho fatto uno switch, e quindi il seguito sarà il giochino dedicato a Boris, e poi faremo Bendy and the Dark Revival. Io di questo gioco non so niente, ancora meno di forse di Bendy. Perché mentre di Bendy avevo in mente, sa, almeno l'immagine, e con immagine intendo lo stile un po' cartoon, di questo gioco non so niente. Quel ragazzo mi ha anche specificato che è un gioco molto diverso da Bendy. Quindi vedremo, ragazzi, sono veramente, veramente curioso. E una cosa che non ho capito, c'è scritto qui, vedete, Boris and the Dark Survival Symphony of Shadow, quindi la sinfonia delle ombre, una cosa del genere. Però sotto c'è scritto The Wolf Trials e poi The Unleashed. Cioè, ma queste due cose qui sono tipo dei DLC di questo gioco che mi sbloccano quando finisco la prima run? Domanda incredibile, lo scopriremo tra poco, ragazzi. Come al solito, spero che si senta tutto bene, si veda tutto bene, ragazzi, sono veramente curioso. Per quanto riguarda Bendy, i miei dubbi sono quelli della chiacchierata che poi faremo nell'episodio extra. È tutto molto sus, io continuo a dire che è tutto quanto un loop incredibile, non capisco come collegheranno la storia del loop a Dark Revival. Io l'unica cosa che ipotizzo di questo gioco è che sia forse il punto di vista di Boris, mentre noi in Bendy and the Ink Machine facciamo quello che facciamo. Quindi possibile che il finale di questo gioco possa essere noi che diventiamo la cavia di Alice? La butto così. Oppure questo non è il Boris che conosciamo noi, ma è un altro Boris. Ma secondo me è il Boris che conosciamo noi in Bendy and the Ink Machine. Quindi secondo me è un punto di vista di Boris su quello che succede nel primo gioco. Vedremo, incredibile. Tra l'altro ci ho fatto caso adesso che questo affarino sulla faccia di Boris sembra il sorriso di Bendy. Non so se sono io malizioso, ma lo scopriremo tra poco, ragazzi. Quindi 3, 2, 1. Once there was a wolf. Una volta c'era un lupo. Attenzione, backstory di Boris, che viveva in un mondo molto pericoloso, sopravvivendo con quello che trovava. Eh sì, questo è proprio il Boris che incontriamo nel primo gioco, che gli facciamo la zuppa. E la paura che il demone dell'inchiostro lo osservasse in qualsiasi momento. Mi piace che il simbolo del caricamento, che voi non potete vedere, è la manina di Bendy gigante. Questa cosa è molto carina. Non mi aspettavo questo impatto iniziale, scusatemi. Premo E. Ho preso robe. Running consume bacon soap. Ok, quindi corre consuma la bacon soap. Find more tunes in the studio. Ok, dobbiamo trovare robe. Questo è uno di quei cosi che c'era pure in Bendy. Allora, molto spicy come cosa. Ah, ho preso un elmetto. Ecco che ho preso con la luce. Ok, ok, ragazzi. Allora, non mi aspettavo minimamente una cosa del genere. Ora capisco il commento di quel ragazzo che mi aveva detto che è un gioco molto diverso da Bendy. Questo mi sembra proprio il luogo dove noi incontriamo Boris. Noi arriviamo tipo da qua, vero? E lo troviamo seduto qua e gli facciamo la zuppa qua. Qui c'era tipo un disegno in Bendy. Quindi dobbiamo stare pure attenti che se corriamo consumiamo la bacon soap. Hanno canonizzato l'utilità di quell'affare. Allora, credo non ci sia altra roba là dentro, eh. Ok, se premo E su sto coso, beve. Va bene. Hide in Little Miracle Station. Ok, nasconditi nel Miracle Station. Ok. Mi chiedo qual è il nostro scopo, sopravvivere? Ah, ok, ci possiamo nascondere come nel gioco originale. Ok. Ok, qui c'è una scatola che non si apre. Va bene. No, vorrei correre, però, come dire, mi consumo la bacon soap. Scusate, ragazzi, sono preso e confuso allo stesso tempo. 0 su 6. Sopra diceva 0 su 7, ma cosa sono 0 su 6 e 0 su 7? Vabbè, ragazzi, io non credo sia l'intero gioco di Bendy and the Ink Machine fatto dall'alto in più piccolo con Boris. Cioè, sarebbe assurdo, eh. Qui servono 5 chiavi. Ma quanta roba c'è da fare, scusami? Io credevo fosse un giochino così, di intermezzo prima di Dark Revival. Ma qui la roba è tanta, mi sa, eh.
Vabbè, esploriamo, magari è tutto inutile, ragazzi, perché è tutto chiuso, io dovrei andare per l'ascensore. Wow, posso interagire con questi cosi che in Bendy poi ci attaccavano. Ci ha detto una roba tipo, bei disegni, però ci metterei un po' più colore, una cosa del genere. Voglio provare a correre e poi bere la bacon soap e vedere se mi ricarico un po' di energia. Vediamo un po'. Qui mi ricarico, vediamo un po'. Sì, ok, mi maxa la bacon soap. Ok, va bene, allora possiamo correre un pochino più spesso. Io ho sempre fatto battute che la bacon soap ti manda al bagno, ma vedo che Boris non ha effetto. Allora, prendiamo l'ascensore sus, allora. Ah, stiamo scendendo. Va bene. Giorno 1, livello 53. Cosa? Recupera gli ingredienti, tipo. Ok, uno. Un ingranaggio? Se ci sono i cosi per nascondersi, secondo me... Ho paura che Bendy mi sa che è presente qui, perché lo diceva pure all'inizio che c'è un Bendy sus qui. Bacon soap. Meno male che sono infiniti i refill di bacon soap, altrimenti la situazione era problematica. Ok, prendiamo la chiave inglese. Mi serve ancora un altro ingranaggio e uno stura cessi. Perché mi aspetto dei jumpscare ferocissimi? Non so perché, ragazzi. Non si sente niente, è veramente un posto sus. Run for the elevator. Ok, facciamoci il refill di bacon soap. Allora, credo sia arrivato Bendy, però non lo vedo. Ah, è qui! Eccolo! No, 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 no! Sono morto. Ok, ragazzi, va bene. Ah, carino, c'è il jumpscare un po' in ritardo, però c'è pure il jumpscare. Va bene, apprezzo. Cioè, ogni volta cambiano gli oggetti e cambia il livello. E quindi lo scopo qual è del gioco? Cioè, fare più livelli possibile, recuperando gli oggetti e sopravvivendo? Cioè io ora sono morto e il livello è completamente diverso da prima. È complicato, ragazzi, correre e prendere gli oggetti allo stesso tempo. Un attimo, devo prenderci manualità in sto gioco. Vabbè però, amici, ho capito. Guarda quanto pionta sto coso. Ragazzi, ma dai, ma è difficilissimo, scusate. Posso nascondermi da qualche parte, tipo? Ragazzi, mi sa che siamo morti di nuovo. Oh, eccolo, ok. Ok, ci siamo nascosti in una cabina, sus. Ragazzi, ma è feroce sto Bendy, eh. Abbiamo finito pure tutta quanta l'energia. Volevo esplorare un attimo io. Via, 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 via. Ok, abbiamo vinto. E comunque ho vinto, che succede? Devo mettere la roba qui dentro? Hai recuperato gli ingredienti. Non ho sbloccato niente, non ho inventario, non ho niente. Qui è sempre 0 su 6. Quindi Bendy non può arrivare in quest'area qui? Ragazzi, sono veramente confuso, scusatemi. Cioè, devo continuare a fare sta cosa fin quando randomicamente non trovo qualche oggetto che mi fa andare avanti, tipo? Qui non è cambiato assolutamente niente? Forse la zuppa è cambiata? No, neanche la zuppa. Cioè, è figo, ma vorrei capire il mio scopo. Giorno 2, livello 44. Cioè, il numero del livello è la difficoltà, forse? Il gameplay è anche simpatico. Appena ho detto era simpatico il gameplay. Tipo adesso, io sono morto. Cioè lì c'è un Boris morto, tra l'altro. Ah, è refill. Cavolo. Ragazzi, mi sa che siamo belli che morti. Infatti mi sto allontanando tipo tantissimo. Ragazzi, è qui dietro. A parte che piotta in una maniera che non è umana sto coso. Infatti non è umano. Ho pure trovato l'altro osso, ragazzi, mi sa che siamo morti. Ok, ce l'ho fatta. Pelo, ragazzi, Tanto vorrei interagire pure con quei Boris che ci sono. Cioè, mi sembra roba da fare in sti livelli. Non ci sono neanche i sottotitoli delle registrazioni, ragazzi. Il delirio, proprio. Allora, qui c'è un Boris, volevo parlare con lui. Presto escape and leave. Ok, ok, ok. E cosa mi ha dato? Non mi ha dato niente. Allora, mi serveva un refill assolutamente di bevanda sus. Ok. Poi ho visto l'osso che è qui, tipo. Ok, cerchiamo di tornare alla velocità della luce a casa. Cavolo. Era tipo qua? Il luogo dove nascondersi? Ok. Pelo pelo, di nuovo. Mi piace come si mette così per cercare di capire dove sono e poi scappa via, va bene. Non lo vedo, ragazzi, cioè io vedo tutto buio, incredibile. Rieccolo qua. Mo comincio a rifare così e poi va via, va bene. Allora, ragazzi, aspettiamo, intanto possiamo rimanere qui dentro all'infinito, quindi. Posso uscire? Secondo voi? No, ragazzi, non posso uscire, niente, devo rimanere qui dentro per i prossimi 5.000 anni, probabilmente. Si è mosso da quella parte, quindi ok. No, mi stavo preoccupando che nella fase finale dell'inseguimento Bendy rimanesse fisso qui e tu devi scappare per forza. E se consumi la bacon soup te lo prendi nel culetto, ragazzi. Che facciamo? Proviamo a scappare?
No, niente ragazzi, non va via Bendy, dobbiamo per forza fare così. Vabbè. Dai, meno male che siamo arrivati, va? Ok. E sono due livelli. Ok, adesso abbiamo vinto per la seconda volta. Cosa otteniamo? Ok, l'ho fatto un'altra volta, ma come vado avanti? Cioè, è tutto così? Come faccio a ottenere queste robe? 0 su 6, 0 su 7. Cioè, a meno che me ne ha sbloccate due di qualcosa che però non capisco dov'è, forse? Una roba del genere. Facciamo un altro giro, 0 su 5. Ripeto ragazzi, il gameplay è carino. Vorrei solo capire qual è il mio scopo in questo gioco. Cioè, è tutto così? Io non credo. Cioè, io deduco ci sia una logica. 0 su 4. Cioè, a meno che io devo farli all'infinito fin quando randomicamente non trovo questo simbolo di oggetti. Tipo le quattro candele, altre robe. Perché infatti cambiano gli oggetti. Tipo, vedi qua tipo che serve. 0 su 5 chiavi. Proviamo a farlo una terza volta ragazzi, dai. Giorno 3, livello 56. No, gli oggetti sono sempre gli stessi. Posso pure interagire con questi, ma non mi dà niente se io interagisco con questi Boris morti. Vedi? Cioè, fa lo spruzzo di inchiostro e poi muore così. Io pensavo che, ne so, ti potessero dare degli extra, cose strane. Invece no, ragazzi. Ok, qui ci possiamo nascondere. Mi sa che mo ci ammazza, ragazzi, perché ho finito la bacon soap. Forse no. Forse no. Cioè, l'idea di scappare da Bendy così è carino, sono morti. Era palese, ragazzi, mi ha messo all'angolo. Ho detto che ero morto. Andiamo. Siamo a due vittorie e due sconfitte però adesso, eh. Bendy ti proprio mangia. Se tu ti dice male che tu finisci la bacon soap, come dire, e non c'è il refill vicino. Ok, qui ci ha detto già peggio di tutti perché abbiamo trovato solo un oggetto nella prima stanza. Ragazzi, siamo rimorti di nuovo perché ho finito la bacon soap. Guarda come piotta. E siamo morti. Va bene. Ok, amici. Sì, i giorni sono le nostre vittorie, no? Abbiamo vinto due volte per adesso. Ok, ho trovato un foglio sus. Però, come dire, non so se lo riusciremo a portare a casa questo foglio sus. Ah, siamo rimorti. Ragazzi, però dai, sono due volte che mi frega che mi manda all'angolo sus e dai, cavolo. Quindi quel foglio che ho preso poco fa me l'ho attaccato qui, come nel gioco originale. Qui c'erano infatti attaccati dei fogli. Quindi uno su sette me l'ha preso. Quindi gli oggetti importanti, anche se muori, te li mette qui dentro, diciamo, in questa, nella home del gioco. E allora, ragazzi, mi sa che è un continuo fin quando non troviamo oggetti chiave per andare avanti. Cioè, vai proprio a tentativi, tipo livello 3. Vabbè, ragazzi, ma è impressionante la velocità con la quale Bendy spawna, però. Perdonami. Cioè, assurdo, cioè me lo sono trovato davanti proprio, eh. Diciamo che la presenza di Bendy in questo gioco è più del gioco originale. Abbiamo trovato un altro Lost Paper Found, va bene. Questo mi tranquillizza, da una parte che se muoio, ma gli oggetti chiave me li lascia. Cioè, perdo quelli lì base, ma quelli importanti li trovo, questo è positivo. Forse il trucco è che devo correre di meno, tipo. Però non è facile. Ok, ho raccolto una roba che sembrava tipo un cervello. Cuore, roba del genere. Ok, possiamo giocare con un bagno. E non mi ha dato nessun oggetto. Chissà che servono questi minigiochi se però non mi danno niente. Ok. Dance Blueprint Found. No, come non detto, mi ha dato qualcosa. Quindi fare questi mini enigmi dentro il livello ti dà altri oggetti sus. Va bene ragazzi, ok, piano piano sto cercando di entrare nel mood di questo gioco. Sicuramente riesci a metterti nei panni di un povero Boris che per sopravvivere deve fare tutti i giorni sta roba, eh. Che peccato, ragazzi. Cioè, è assurdo. È peggio del Bendy del gioco classico, eh. Perché lui è perennemente nella mappa. E poi, essendo una mappa piccola, te lo trovi in continuazione. Poi, quando ti becchi la stanza chiusa o il muro chiuso, te ciura in maniera feroce. Però, il lato positivo è che anche se perdiamo la partita, vedete gli oggetti chiave. In questo caso, uno su sei, deduco che fosse quel cuore che abbiamo trovato. E qui, allora, mi dovrebbe mettere due su sei, perché abbiamo trovato due di quei disegnini sus. Giusto? Vediamo un po'. No, 1 su 7. Però io ho trovato un altro foglio. Quindi quel foglio è di un'altra roba ancora. Qui tra l'altro c'è questa scatola che non ho ancora capito qual è la sua funzione. Scatola misteriosa. Vabbè, forse si sbloccherà più avanti. Va bene. Ripeto, non so quanto sia divertente da vedere, perché è molto ripetitivo. Però insomma, vi taglierò un pochino, vi metterò le parti più divertenti di ogni partita. Tipo adesso, guardate, ho fatto tipo tutti sti chilometri e ho trovato solo un cucchiaio. E ho perso, vedete, perché adesso ho finito la bacon soap. E qui è tutto chiuso, ragazzi, e tocca a morire. A meno che non riesca a fare un trick bestiale, ma... Ok, sì, vi ho fatto un trick. Sì, ok, ha funzionato, però ho finito la bacon soap. E quindi sono morto.
meno che riesco a fare una provata proprio. Ok, vabbè, qui però ragazzi me la sono giocata in maniera proprio letale, eh. Sicuramente vincere credo porti dei vantaggi. Sus, Lost Paper Found. Ok, abbiamo trovato un altro Lost Paper. Devo vedere pure tutti gli armadietti, ragazzi, perché magari ci troviamo gli oggetti dentro, è assurdo. Vedi, abbiamo trovato qui dentro una candela. Tra altre tre candele possiamo aprire quell'altro livello. Ok, ragazzi, dai, dai, dai. Qui c'è un altro di questi Boris, vediamo se mi danno qualcosa. Abbiamo trovato... ah, un tape, una videocassetta. Ok. Pure le videocassette allora si trovano così, dai. Ah, ragazzi, mi sa che se non riusciamo a... ah, no, ok, abbiamo fatto un trick di nuovo con Benny, vediamo un po'. Dai, bevo un soppo al volo. Oh, baby, 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 baby. Questa è stata la mossa del campione. No, peccato, peccato, amici. C'era il nascondiglio laggiù. No, 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 cavolo. No, 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 dai, dai, dai. No, 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 E però ho finito la Bacon Soap. Mi sa che abbiamo perso male. Ho trovato pure il libro. A meno che riesca a fare una provata. Mamma, ma, ragazzi, mamma mia, che ho fatto, eh. Ora mi serve di fare un refill di Bacon Soap. Dobbiamo scendere, prendere il libro e scappare. C'è una possibilità. Ragazzi, o troviamo un Bacon Soap o siamo morti. Morti, di nuovo. Sì, c'è niente da fare. Le mappe cambiano sempre, quindi non è vero che tutte le stanze riportano ai Bacon Soap, ragazzi. No, non è vero mai nella vita. Però quanti ne abbiamo presi di questi? 2 su 7 ci siamo arrivati? No, sempre 1 su 7. Non capisco perché se mi dice che trovo i fogli. I fogli li appiccico lì, quindi non capisco. 0 su 5 addirittura, mai trovata una chiave. Wow, ragazzi, addirittura. 1 su 4, sì, abbiamo trovato pure le candele. Ragazzi, io direi che dalla prima puntata delle bizzarre avventure di Boris può finire qua, incredibile. Allora, il gioco è molto carino, ci sto prendendo un minimo la mano. Abbiamo vinto solo 2 volte e siamo morti tipo 6 volte, una cosa del genere. È positivo che gli oggetti chiave te li tiene. È molto più difficile di quel che può sembrare, ragazzi. Non è così banale scappare da Bendy quando hai 0 Bacon Soap e non riesci a capire dove sono nascoste tutte le cose per nascondersi oppure per bere la Bacon Soap. Se io sblocco questi oggetti chiave mi sblocca altre zone, quindi non è solo una mappa che cambia gli spigoli, diciamo, perennemente. No, saranno tipo 4-5 mappe forse, non lo so. Beh, carino, forse ci sono dei segreti assurdi che però non ho mai nella vita trovato. Non ci sono i sottotitoli per le registrazioni, questo è un gran problema. Però ragazzi, piano piano lo finiremo e vedremo che succederà, ragazzi. Fatemi sapere se vi piace e noi ci vediamo al secondo episodio di Boris, sperando di trovare più oggetti possibili per far sopravvivere Boris e non farlo ciulare fortissimo da Bendy incredibile. Che cosa, siamo voi e ci vediamo al prossimo episodio.